Sì, eccolo qui José Mourinho. Allora, è successo di tutto, soprattutto negli ultimi minuti, c'è il disordine delle emozioni, proviamo a riavvolgere il nastro. Anzitutto si parla tantissimo del gesto finale, è stata una reazione a caldo, no? Non si parla di 94 minuti di insulto, non si parla di questo. Anche di questo, naturalmente. José Mourinho è stato insultato. Io ho cambiato 94 minuti di insulti per questo gesto. Non ho offeso nessuno. A caldo lo rifaresti? No, a freddo no, ovviamente no. Però anche a caldo non è un'offesa, non è un aveva un provocato insulto, anche all'andata, però prego? Aveva provocato anche l'andata con il gesto del 3, se ricordiamo bene. Sì, era stato insultato anche all'andata. In ogni caso, un Mourinho che è riuscito, spesso ha parlato nelle sue analisi dell'espressione kill the game, uccide la partita. Questa volta la Juventus non ha ucciso la partita, lo United ne ha approfittato. Sì, hanno avuto dopo l'1-0, hanno avuto l'opportunità di chiudere la partita. Siamo sentito quella fragilità emozionale di una squadra che sta giocando bene, nella mia opinione sta giocando bene e sta controllando la gara. Fanno un gol fantastico, un pass fantastico di un difensore centrale dopo Cristiano, incredibile l'azione. E noi un po' fragili dopo, e loro potevano finire la partita, non l'hanno fatto. Noi siamo riusciti a sopravvivere e dopo penso che i cambi hanno aiutato a cambiare la direzione della partita, perché abbiamo messo in campo dei nuovi problemi per loro e è stato un po' difficile per loro di reagire a quel problema. Penso che Massimiliano ha cercato di mettere un po' più di forza aerea, di forza, di fisicità, di controllo dello spazio aereo con Barzagli, però Fellaini è troppo forte. Abbiamo giocato più diretto, abbiamo giocato di nuovo nell'ultimo terzo, due punizioni, una diretta, un'altra laterale, abbiamo vinto la partita con ovviamente un po' di fortuna, però penso che abbiamo fatto una partita molto molto buona contro una squadra che ovviamente non c'è paragone con il suo potenziale. Oltre ai tre punti, cosa si porta dietro da questa notte Mourinho? Io credo che se la matematica non sbaglio, penso che abbiamo bisogno di tre punti per qualificare. Tre punti, abbiamo una partita in casa contro i Young Boys, se la vinciamo è finita per noi. Seconda plaza in un girone difficile come questo, dove noi abbiamo fatto solamente un punto in due partite di casa con Valencia e con Juve, questa vittoria, sei punti fuori casa, sono sette, abbiamo bisogno di tre. Spero farlo a casa, perché se non facciamo a casa dobbiamo andare a Valencia a giocare la vita.